Buongiorno, allora oggi è domenica 12 marzo 2017 e oggi sono in viaggio verso Castel Petruso in Molise. In questo momento mi trovo ferma ad una stazione di servizio di Candela. Candela, per chi non lo sapesse, è un piccolo paesino in provincia di Foggia. Siamo fermi qui perché il pulmino con il quale stiamo facendo il viaggio ha avuto un piccolo incidente sull'autostrada, in pratica gli si è scoppiata una ruota. Però non è successo nulla, noi stiamo bene, ma adesso deve cercare di ripararla la ruota e poi presto lasceremo la Puglia. Quindi oggi vi porterò con me. Allora, io adesso mi trovo in Molise, ufficialmente mi trovo in Molise, a Castel Petruso. Adesso non so se riesco a farvi vedere la chiesa. Magari questa è la chiesa. Magari ve la faccio vedere da un'altra prospettiva. Questa è la chiesa. Dentro vi ho fatto un po' di riprese, cioè è davvero stupenda.
Io sono ancora qui, non riesco davvero a togliere gli occhi da questa chiesa e pensare che fino a 2 settimane fa l'ho vista così attraverso una foto su Wikipedia. È davvero bellissima. Poi c'è questa cosa che dicono che il Molise non esiste, invece esiste, ed è come se esiste. È stata un po' una fatica arrivare qua, però ne è valsa davvero la pena. È la prima volta che vengo qui in Molise. Adesso andiamo a pranzo in un ristorante, non lo so, una trattoria, e dopo andremo a Pietralcina. Anche a Pietralcina non ci sono mai andata. Allora, adesso dove stiamo? Al ristorante. Al ristorante a mangiare. E poi dopo che cosa dobbiamo fare? Che non so io. Che adesso sta arrivando il primo, capito? Ci sono tutte le persone. Ma è carino questo posto, dai. L'ho trovato io su Google. Io sono stata. È buona la pasta? È buona? È buona. Allora, io sto ancora in Molise, a Castel Petruso. È detto che questa non è una gita per divertimento, è comunque, diciamo, un ritiro spirituale. Adesso stiamo andando a fare la Via Crucis. Siamo stati prima al ristorante a mangiare, abbiamo mangiato benissimo, abbiamo pagato anche poco. E adesso stiamo qua in mezzo al bosco, cioè spero di riuscire a farvi vedere qualcosa. Comunque, la giornata sta procedendo nel migliore dei modi. Sono davvero molto, molto contenta di questo. No, vabbè, io oggi mi sto cagando sotto. Cioè, davvero, sto morendo dalla paura oggi. Cioè, tutta sta montagna ci dobbiamo fare. Ma stiamo scherzando? Cioè, vedete la montagna? No, ma davvero, cioè, mia madre dove è arrivata? Madonna, cioè, vedi? Io ho troppa paura qua oggi. No, vabbè. Abbiamo trovato la prima statua. No, non cominciamo, già. Non c'ho paura oggi. Non possiamo. Cioè, io oggi mi sento male. Siamo davvero tanto, tanto in alto. Sì, ce la fa. Aspetta. Cioè, vi voglio solo far vedere cosa c'è qua. È frullo da vertigini. Allora, io davvero oggi morirò di crepacuore. Oggi morirò di crepacuore perché qui davvero siamo sulla montagna. Chi me l'ha fatto fare a me di venire qua oggi? Potevo continuare con il pensiero che il Molise non esistesse. E vabbè, dai. Ho voluto la bici e adesso pedalo. Cioè, vi voglio solo far vedere come stiamo in alto. Si vedrà una cioè, vedete? Stiamo proprio in alto, cioè io, ma chi me l'ha fatto fare? Cioè davvero, così a buffo, alto, che cavolo ne sapevo io, che era così in alto. Adesso perderò sicuramente 10 kg, già me lo sento, con tutta la strada che stiamo facendo. E posso farci, cioè, mia madre, fin dove è arrivata, ce la faremo. Sì, ce la faremo, Luana. Forza, coraggio. E adesso stiamo ritornando indietro. Spero che sia meno traumatico dell'andata. Perché davvero ho avuto parecchio paura. Cioè, ve l'ho detto, siamo praticamente sulla cima della montagna. E la schiacciola, l'ho detto. E spero che serva almeno a qualcosa. Oh, madonna mia, cioè vedete che brutto. Thank you.
Allora, adesso in questo momento mi trovo a Pietralcina. Dal Molise siamo andati in Campania di nuovo, che bello, sono davvero molto molto contenta. Ho fatto un po' di video sulla casa di Padre Pio, anche se io sono andata davvero tante 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 volte a San Giovanni Rotondo, però questa qui è la prima volta che vengo a Pietralcina e niente, mi sto davvero molto divertendo oggi, è davvero una bella giornata. E mamma mangia. Mamma, fatti vedere. Noi stiamo mangiando. E vi ho fatto un po' vedere Pietralcina. Per me, ve l'ho detto la prima volta, è tutto bellissimo. Non avrei mai pensato di ritornare nuovamente in Campania. Sono davvero felicissima di questo. Piccolo gattino, quando si scongela tu, ciao! Thank you.
morta, cosa ve lo dico a fare. Ho camminato tanto, tanto, tanto oggi, però sono contenta, mi sono molto divertita. Siamo stati in due regioni oggi, la prima siamo stati in Molise, la famosa regione dove tutti dicono che non esiste, però oggi ho avuto la certezza che il Molise esiste. Sono stata a Castelpetruso, quella chiesa davvero è da fiaba, è davvero molto molto bella. Un conto è vederla così in foto su internet, oppure ho visto anche alcune foto su Instagram, un conto è vederla dal vivo, cioè davvero, madonna, senza parole, davvero da perdere il fiato. E poi abbiamo fatto la Via Crucis, lì diciamo ho avuto, no, paura, mi ha fatto un po' senso, mi girava anche un po' la testa salire tutta quella montagna, perché praticamente era una montagna, ma forse sinceramente non so se è soffrire di vertigini, comunque me la sono vista brutta. Poi siamo stati vicino a Benevento, a Pietralcina, Pietralcina è il posto dove è nato Padre Pio. Io a San Giovanni Rotondo sono stata davvero mille volte, anche perché davvero si trovano molto lontano qui dal mio paese, quindi appena posso riesco sempre a raggiungerlo, San Giovanni Rotondo. Però Pietralcina non c'ero mai andata, mi ha fatto ricordare in certi versi Napoli davvero. Poi anche l'accento delle persone che c'erano lì, ho avuto un po' nostalgia di Napoli. Niente, è stata davvero una bella giornata, sono anche riuscita un po' a divagare la testa, non è un bel periodo per me, quindi ogni tanto queste cose un po' ci vogliono, ci vuole dare ogni tanto. Ed è proprio questo che mi sono prefissata per il 2017, cioè non mi sono fissata di dire ah, quest'anno devo andare là, devo andare lì. L'unico posto dove voglio andare quest'anno è andare al concerto di Tiziano Ferro, però sto avendo un po' di problemi perché mi è saltato il passaggio, quindi venerdì sono stata parecchio male, ci vogliono 4 mesi, non demordo, il passaggio lo troverò. Niente, sono davvero molto stanca, ho sonno, mi pizzica anche un po' la gola, penso che domani mi sveglierò con la tosse e mal di gola e andrò subito di tisana allo zenzero e limone e il miele, cioè davvero una bomba, con la tisana. E niente, spero che il vlog vi sia piaciuto e nulla, il video è finito e noi ci vediamo alla prossima, ciao!